Le favole a rovescio. C'era una volta un povero lupacchiotto che portava la nonna la cena in un fagotto e in mezzo al bosco, dov'è più fosco, incappò nel terribile cappuccetto rosso, armato di trombone come il brigante Gasparone. Quel che successe poi, indovinatelo voi. Qualche volta le favole succedono all'incontrario e allora è un disastro. Biancaneve bastona sulla testa i nani della foresta. La bella addormentata non si addormenta. Il principe sposa una brutta sorellastra. La matrigna tutta contenta. E la povera Cenerentola resta zitella e fa la guardia alla pentola.